Il sistema cooperativo agroalimentare Orogel raggiunge 50 anni di attività e per la sua caratteristica di grande flessibilità e dinamicità presenta i nuovi progetti proprio in occasione delle celebrazioni della strada percorsa. Tutto parte dall'idea geniale di un nuovo prodotto, prosegue con la voglia di trasformare il lavoro in opportunità di crescita, con lo sforzo di concretizzare i sogni facendoli diventare business e l'unità di intenti crea quella passione che rilancia a ciclo continuo l'avventura imprenditoriale di una società cooperativa capace di coinvolgere tutte le professionalità dalla terra alla tavola. Nel corso del meeting aziendale si comunicano i futuri obiettivi e si festeggiano 50 anni di quella matrice familiare che si propaga all'interno del gruppo e che rivive in una sensibilità unica nei confronti dei lavoratori, della natura, dei legami col territorio. E che il sole del mattino più dolce si va. Orogel è una bellissima realtà dove secondo me si sente veramente con mano la passione che mettono tutte le persone che operano in Orogel. Non so se sia un'azienda tanto fortunata ad avere secondo me veramente moltissime persone che ci mettono tutto il cuore. Il fatto di metterci tanta passione ci permette di raggiungere degli obiettivi veramente molto alti. Partendo da poco, da poche persone, abbiamo creato qualcosa che ha portato dei grossi vantaggi a tantissime persone e anche a tutta la nostra zona qui la Romagna. Più che un prodotto in quanto tale è l'idea di andare in quella direzione, cioè Orogel investe ogni giorno, abbiamo qui colleghi che fanno espressamente quel lavoro. Tutti ci sentiamo partecipi di questo sforzo perché ci sentiamo orgogliosi di vedere come il nostro lavoro possa produrre ricchezza per il paese, possa produrre un'opportunità per tutti noi che lavoriamo qui e possa dare visibilità al nostro territorio. Veramente c'è un legame strettissimo tra quello che facciamo e quello che siamo. Si vede, si sente nei nostri prodotti, la gente lo apprezza e noi viviamo di questo e vogliamo portarlo avanti il più possibile. 50 anni di Orogel, ma cosa ha rappresentato per la sua professionalità? Tutto, la famiglia, la vita non è una passione, è la passione, quindi direi che ha rappresentato un percorso fantastico, entusiasmante, ma allo stesso tempo ancora futuribile, per cui abbiamo qualche cartuccia da giocarci. È una grande scuola che ci ha insegnato praticamente a lavorare meglio ma anche a vivere meglio, quindi questo per me è l'obiettivo. Soddisfazione, ricchezza e miglioramento. Tanta passione, una scuola continua dove tutti allo stesso modo impariamo e diamo noi stessi al meglio. Beh, entusiasmo, una sfida. Confrontarsi con gli altri e sentirsi sicuramente tutti i giorni pronti a delle sfide e alla condivisione di progetti. I prodotti DOP ora ce ne ha tirati fuori molti, quindi diciamo che quando sono entrato io 20 anni fa era il minestrone leggerezza, che abbiamo fatto la pubblicità con Raffaella Carrà, lo spinacio Cubello, ma adesso con l'evoluzione dei vari prodotti, tutte le nostre insalate nel termine del benessere, e poi che altro, il Verdurì anni fa, quando siamo usciti con il Verdurì, questo passato di verdure, è stata una grande scommessa per l'azienda. Allora, i prodotti tutti, io ne faccio veramente un uso incredibile, sono la mia salvezza tutti i giorni. Orogel ha fatto il successo che ha fatto semplicemente perché la professionalità di tutti quelli che ci lavorano dentro è superiore alla media. Per il consumatore penso che la cosa che più caratterizza penso che sia la qualità. Per il cliente finale spero che sia un marchio di fiducia. L'aiuto in cucina quando arrivi a casa tardi. Siamo sempre in continua innovazione. Sempre una grande attenzione alla, diciamo, alla qualità dei prodotti e alla sicurezza appunto dei prodotti. Orogel mi ha insegnato la precisione, perché qualità significa questo, precisione, seppur produciamo molte
tonnellate di prodotto. La semplicità con cui rappresentiamo, ecco, il nostro marchio e con cui insomma presentiamo i prodotti al nostro pubblico, ai nostri consumatori. Bontà degli alimenti, bontà dei colleghi a cui sono molto affezionata. Un'avventura che cresce ogni giorno e che cerchiamo di mettercela tutta per accontentare i nostri consumatori, che siamo anche noi stessi. Alla fine c'è il cuore di Orogel, 360 gradi d'amore. L'innovazione tecnologica che più vi ha colpito in questi anni? Il verdurì. Io sono dell'era del cubello. Il cubello in sostanza ha segnato un po' il territorio per Orogel, perché fondamentalmente si è fatta conoscere sul mercato italiano con questo prodotto, ecco. Le confetture. Mi sembra proprio che uno dei top dell'Orogel sia la confettura di pesca IGP di Romagna. Mi raccomando, assaggiatela tutti perché è qualcosa di eccezionale. Il prodotto magari che non facciamo a Cesena, per me il pomodorino semi-dry è un grandissimo prodotto, quindi un saluto ai colleghi di Policoro. Il verdurì, zuppa e cereali. Il mondo dei carciofi, che sicuramente sono una linea che ci differenzia tantissimo sul mercato. Innovazione per tutte, che fra le tante che l'ha appassionata di più? Ma io ho vissuto il lancio del cubello e mi ha appassionato tantissimo. A parte, era una rincorsa tra noi e i principali concorrenti nel riuscire ad uscire per primi con un prodotto porzionato. L'essere stati primi era già un motivo di vanto, e tra l'altro è stato un motivo di vanto anche perché è un'idea nata all'interno di Orogel, quindi senza consulenti o senza menti esterne che hanno portato un supporto all'idea. Quindi questa è la testimonianza di come lo spirito all'interno sia estremamente partecipativo, ma anche perché è stata la prima occasione in cui abbiamo fatto una campagna pubblicitaria. Quindi è stato il mio primo ciak nazionale, una campagna che andò sulle reti Mediaset e sulle reti di Telepiù. E è stato il primo do di petto di un'azienda che invece oggi canta a squarciagola su tutte le televisioni italiane. L'innovazione tecnologica che l'ha colpita di più o per la quale ha lavorato tanto? Verdurì. Il foglia più e i carciofi. Sì, sicuramente le creme e le purée di verdure. Con le monoporzioni, che sono una grandissima idea di Orogel. L'innovazione più significativa dal suo punto di vista? La continua attenzione anche alla tecnologia e alla sua applicazione in maniera corretta. Quella che verrà sicuramente, perché il passato l'abbiamo già fatto con Verdurì, parlo del passato di Verdure giocando sulle parole. Abbiamo fatto tante cose con grandi soddisfazioni, ma abbiamo tante idee che vogliamo concretizzare per il futuro, e questo secondo me è la cosa più innovativa che possiamo pensare. Delle tante, l'innovazione tecnologica che più l'ha appassionata? Ma insieme a tutti gli altri, quello in 20 o 30 anni, quello di aver comunque visto così l'approccio delle persone modificarsi. Quindi forse l'innovazione migliore l'abbiamo fatto sui nostri cervelli più, e poi da lì sono nate le macchine, però è il cervello che nel tempo ha lavorato meglio. Sono molti anni che lavoro in Orogel con soddisfazione. È cresciuta moltissimo, malgrado abbia acquisito sempre più professionalità, è rimasta una grande umanità, è rimasto lo spirito cooperativo. Io sono tutto sommato lieto e fortunato di averla rappresentata a livello giudiziale in questi anni. È l'azienda che comunque dà la possibilità al mio lavoro di potersi realizzare, e quindi è parte di me. È stato un sogno realizzato ed è ancora in fase di realizzazione, perché non terminerà mai come i sogni. Orogel è una bellissima realtà che ci permette di sognare un futuro e di guardare il passato come l'avevamo pensato e come si è evoluto. Una grandissima azienda, noi sono 30 anni che lavoriamo, siamo contentissimi, speriamo che continui così. 50 anni di testimonial, quale secondo te ha convinto di più le signore italiane? Senza dubbio Marco Bianchi. Quale secondo te convince le giovani italiane? Secondo me Marco Bianchi. Quale secondo te da spunto ai giovani uomini italiani per cucinare?
Ma secondo me Marco Bianchi. Tornerei indietro, Raffaella Carrà. Ah, Pippo Baudo, sono siciliano. Malika Ayana, perché mi piace come cantante. Gerry Scotti. Marco Bianchi. Testimonial preferito nell'arco di questi anni? Gerry Scotti, perché secondo me racconta con semplicità quella che è veramente la nostra filosofia. La Chiabotto. Marco Bianchi. La Chiabotto, notevole. Il più efficace fosse Gerry Scotti e Marco Bianchi. Poi, come credo qualcuno ha detto, una bella donna comunque fa sempre il suo effetto. I testimoni ne utilizziamo tantissimi, da Marco Bianchi a Cristina Chiabotto, ma usiamo tantissimi anche i personaggi all'interno delle telepromozioni. Abbiamo lavorato praticamente con tutti gli artisti più conosciuti del mondo televisivo. Fra tutti questi sono tutti bravissimi, se devo proprio citarne uno cito Pippo Baudo, per la professionalità e per l'attenzione che riesce ad applicare anche ad un'attività pubblicitaria quale una telepromozione. Mi ha veramente stupito e appassionato per l'impegno che provava e che dava nel voler valorizzare al massimo il nostro prodotto. Rappresenta molto di più del lavoro. Io sono in Orogel dall'89, fa parte di me Orogel. Quello che abbiamo visto questa sera penso che ci ha toccato tutti quanti. Oggi è una bella festa, veniamo da un giorno di lavoro dove abbiamo visto tante cose belle, interessanti, ma quello che è veramente il valore aggiunto è la forza ed è questo bel gruppo che oggi, questa sera, ha rappresentato. C'è un sentimento che credo sia non comune rispetto ad altre realtà della vita, dove tutti hanno un rispetto speciale per questo logo, per questa azienda, perché è percorsa da un modo di rapportarsi delle persone bello, fatto di onestà, rispetto, entusiasmo. È stata una serata meravigliosa perché ha coinvolto con sincerità e simpatia tutti i nostri dipendenti, i quali li ho visti divertiti, e questo è proprio il cuore di Orogel. In ogni momento c'è gioia, e anche nel lavoro e nella fatica. Una gran bella festa, una gran bella azienda, mi sto prenotando già per quella del centenario. 50 anni sono un evento che a uno può capitare una volta nella vita, i secondi sicuramente non ci sono. Siamo molto contenti, è stata una bellissima serata, un bel clima. Credo che siano venuti fuori tutti i valori che hanno accompagnato questo splendido percorso e che ci hanno portato fino qui, e credo che debbano essere gli stessi che ci porteranno verso il prossimo traguardo, che sarà di qualcun altro, ma noi daremo tutto il nostro contributo per mettere quei presupposti che sono indispensabili per continuare a far andare questa azienda meglio di quanto sia andata fino ad oggi. Grande serata, grandi valori. Sì, abbiamo parlato molto di valori perché questi 50 anni che vedono l'inizio da un piccolo seme, di una piccola cooperativa, di un percorso che ha fatto tante aziende, che ha creato tanto sviluppo, che ha creato migliaia di posti di lavoro, che ha creato tanto rapporto col mondo agricolo, con l'agricoltura, e trovarci a festeggiarli insieme è un momento di gioia anche per l'analisi che andiamo a fare, ma anche per ricordare quelli che in tutto questo percorso ci hanno aiutato ad arrivare fin qui, persone che oggi non ci sono più ma che restano sempre nel nostro cuore. Per cui abbiamo parlato molto stamattina anche di progetti, di lavoro, di innovazione, quindi credo che abbiamo festeggiato i 50 anni, ma abbiamo preparato anche i prossimi 50 anni.